I rappresentanti triestini del CORA, Coordinamento Radicale Antiproibizionista, hanno presentato stamane nel corso di una conferenza stampa un'iniziativa per la distribuzione controllata di siringhe monouso di tipo autobloccante, cioè non riutilizzabili, per prevenire ed arginare il diffondersi del virus dell'AIDS. In particolare, come hanno riferito i rappresentanti triestini del CORA, Fulvio Rogantin e Paola Sein, è stata promossa una raccolta di adesioni tra i consiglieri comunali e provinciali della regione ad una petizione presentata da alcuni partiti d'ambientalisti che sollecita la discussione in Consiglio regionale della mozione sulla distribuzione controllata di siringhe. Nello stesso tempo i consiglieri comunali Paolo Gersina dei Verdi ed Esther Pacor di PDS hanno redatto con i rappresentanti del CORA una delibera che propone l'acquisto di macchinette che procedono allo scambio automatico di siringhe nuove contro il deposito di quelle usate e da installare nei luoghi frequentati dai tossicodipendenti. L'esempio è già stato sperimentato con successo, è stato detto, a Modena e a Torino, dove sono già stati installati dei distributori automatici che, a giudizio del CORA, rappresentano un modo concreto, anche se parziale, per contrastare la diffusione di patologie collaterali alla tossicodipendenza e alla disseminazione di siringhe nei luoghi pubblici. Il CORA si sta facendo inoltre carico di sollecitare iniziative analoghe negli altri comuni della regione al fine di proporre un metodo concreto ed omogeneo di prevenzione della diffusione dell'AIDS in mancanza di una programmazione globale in ambito regionale e nazionale.